Siamo all'interno del casinò dove la super band del Dopo Festival di Sanremo fa le sue prove. Ragazzi, vorrei sapere quanto vi divertite a suonare insieme e come avviene il vostro processo creativo, visto che provate qua le musiche che voi poi proponete al Dopo Festival. Eravate presenti, quindi bene o male avete capito un po'. Nel caso di stasera siamo riusciti a procurare un bel po' di spartiti. E il nostro maestro d'orchestra e anche la signorina Beatrice, che sono le uniche due persone che sanno leggere gli spartiti, ci forniranno gli accordi per la serata. E perché stasera dovremo eseguire uno dei brani del vincitore. Sicuramente il brano voi avete vincitore. Già intuito per capire chi potrebbe essere, ma non lo diciamo, non si può dire. No, anche perché noi il Festival di Sanremo l'abbiamo visto, però non è che l'abbiamo seguito bene. Certo. Invece durante le serate del Dopo Festival che tipo di energia, di atmosfera? Cioè, perché comunque siete una delle cose più belle, più curiose, più simpatiche anche di questo festival. Quindi che cosa si respira? Ovviamente. Chi vuole raccontarmi un po' cosa si respira in queste occasioni? Ma è stata... Ogni serata è stata... abbastanza particolare, cioè ci abbiamo messo i primi 3-4 giorni e sono stati tutti indirizzati a riuscire a formare una prima puntata, no? Che è sempre poi importantissimo per poi la riuscita di cose che poi si ripetono. E per cui siamo arrivati il primo giorno pronti, relativamente pronti, e dal secondo giorno siamo andati praticamente a braccio, perché dovevamo preparare più piani d'azione, piano A, piano B, allora viene questo cantante, però forse non si presenta, viene questo ma forse non canta, no? Per cui viene questo, forse vuole cantare in sol, forse in la, per cui mille opzioni aperte, per cui c'era tanto da fare nel pomeriggio e alcune serate sono andate completamente. Il secondo giorno è arrivato l'autore dopo il primo stacco e ha detto: prendete la scaletta e stracciatela, adesso vediamo un po' cosa fare. E lì subentra tutta un'altra tipologia di metodo, no? Che devi stare molto attento, devi sonorizzare, e ci sono stati sicuramente qualche errore, qualche strafalcione, ma è dovuto comunque fare quel tipo di live TV, visto che ci stia. È qualcosa di molto live, e deve esserlo. Lo sappiamo noi, e poi comunque, almeno parlo a nome di tutti, non siamo proprio abituatissimi a fare la TV. Cioè, noi abbiamo cercato di creare un'idea di club proprio attraverso questa trasmissione, ma ci sono anche degli obblighi, quindi le entrate, le uscite, che devono essere puntualissime e soprattutto precise nei tempi, quindi è una roba delicata e non abbiamo ancora capito, perché anche ieri abbiamo sbagliato, e poi ci sono molte persone che ti fanno dei segnali, ma noi siamo amplificati da delle piccole cuffie che ci isolano completamente, quindi vediamo un labiale al buio di uno che fa dei gesti. Ogni tanto vedo dei cartelli, ma io non riesco neanche a vedere. Tu leggi? Cioè, no. Ho dovuto dire dei cartelli con la scritta in rosso. Cioè, che è una roba che io dico: ma scusate, ieri... ma un pennarello nero? No. Cioè, oppure quello che ti fa i gesti fa. E ieri sera io a un certo punto, nell'ultimo pezzo, mi sono bloccato perché io pensavo che questo mi dicesse chiudi. Invece dice tirate le tende che c'è uno schifo, questo. Un saluto musicale. Sì,